Bersani è d'accordo con quello che dice Massimo Franco e le posso chiedere se vede un leader ideale per questa fase del Movimento 5 Stelle. Pensa che ci sarà una scissione, che sarà inevitabile una scissione dei 5 Stelle? Lo chiedo anche a uno che di scissione ne ha fatta una e magari ha qualche consiglio da dare ai 5 Stelle al riguardo. Sì, magari devono lasciar perdere o devono invece farla il più presto possibile in modo che ci sia chiarezza e si possa andare avanti. Lei cosa dice? La mia idea per l'Italia è che ci siano due campi stabili, ben organizzati, uno liberal conservatore e l'altro progressista, un campo progressista, entrambi basati sulla Costituzione e sull'europeismo. Questo darà stabilità. Non cerchiamo stabilità dalla garanzia di leggi elettorali, come se avessero le leggi elettorali la capacità miracolosa di raddrizzare le gambe ai cani, cioè di fare una cosa ortopedica. Non esiste. Noi dobbiamo dedicarci a fare dei campi stabili. Io intravedo la possibilità di un campo stabile fatto da una a sinistra, una ricomposizione unitaria, ma non di pochi, di tanti. Perché il PD, lei deve dare il buon esempio no, rientrare io lo do PD. Il buon esempio quando ci si metterà in testa che non è questione che entri Bersani, perché un PD fra il 19 e il 23% per arrivare al 40 della destra ci arriva chiamando a raccolta una sinistra varia e plurale che bisogna stabilizzare, organizzare. Questo è. Io immagino che questa cosa possa allearsi con i 5 Stelle, di cui non mi auguro scissioni, non mi auguro rotture, ma mi auguro che nel dibattito prevalga in casa loro stabilmente l'idea di piazzarsi come, io lo definisco, radicalismo civico, di cui l'Italia ha bisogno, dentro un campo progressista. Non parlo di leader o di cosa. Io penso questo, non da oggi. Sì, è vero, lei quindi, da tempi non sospetti. Marco Travaglio è un...